Ehi ragazzi, buah a tutti e bentornati sul canale, bentornati alla serie dedicata a Motorsport Manager Mobile 3. Vai con l'intro! Come sempre, qui è Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Per coloro che non hanno seguito l'ultimo episodio, episodio numero 3 della serie, vi invito a cliccare nell'angolo in alto a destra per recuperare. Per coloro che invece non hanno seguito alcun episodio della serie, vi invito ad entrare nel canale, entrare nella playlist dedicata e recuperare episodio 1, 2 e 3, prima di andare avanti appunto con la visione di questo ultimo episodio. Non voglio spoilerarvi. Non ci sarà un giorno in cui riuscirò a portare avanti un intro senza fare un errore. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a lasciare un like. Se vi è piaciuto meno, vi invito a lasciare, come sempre, una critica costruttiva, qualche consiglio per qualche nuovo format da portare avanti sul canale e magari cliccate anche quel bottone per iscrivervi e la campanella a fianco per ricevere sempre gli aggiornamenti riguardo a nuovi video. Vi lascio con la visione di questo episodio numero 4, ci vediamo presto e buona visione. Ciao ragazzi! Siamo in postazione ragazzi, come sempre, camera primaria attivata, camera secondaria attivata, accesso al gioco già effettuato. Accediamo al profilo e diamo il via a questo episodio 4, evento a inviti. Gioca! 1A1 Racing Team. Come dicevo, forse in maniera molto superficiale nell'ultimo episodio, l'evento inviti è un evento in cui parteciperemo per guadagnare qualche soldo aggiuntivo e guideremo in una gara che può essere ad eliminazione o una gara endurance, dipende dal tipo di gara, guideremo la nazione appartenente a cui appartiene il nostro team principal, quindi il nostro Alas Adamson è islandese, guideremo l'Islanda attraverso questa gara, due piloti di quella stessa nazionalità, vedremo cosa riusciremo a combinare. Solitamente queste gare sono molto più difficili rispetto alle solite perché si tratta di gare appunto particolari come eventi di eliminazione in cui ad ogni giro viene eliminato il pilota in ultima posizione fino ad arrivare agli ultimi tre che si giocheranno nell'ultimo giro alla vittoria, oppure gare endurance in cui comunque la gestione della gara è molto più difficile. Innanzitutto controlliamo il nostro profilo, come dicevamo nell'ultimo episodio, alla fine dell'ultimo episodio siamo a rischio bancarotta, pertanto questo evento inviti ci aiuterà molto anche da quel punto di vista per ritornare in positivo, almeno dal punto di vista del bilancio totale. Non abbiamo altri dilemmi o altri problemi da affrontare al momento, cercheremo quanto possibile di spendere soldi nell'auto del prossimo anno, anche di spendere qualche soldo per cercare di migliorarla e renderci più competitivi, soprattutto dal punto di vista del telaio, visto che i pezzi sono universali. Possiamo cliccare su continuo e arrivare alla weekend di gara dell'evento a inviti. Evento a inviti. Mi ritrovo con tutti gli eventi inviti sbloccabili, ma voglio seguire un certo rigore, quindi parteciperò solo all'evento inviti di livello 04, che sarebbe l'unico livello sbloccato in un profilo normale. Quindi abbiamo di livello 04 o duello nel deserto oppure evento a inviti endurance. Una delle due gare dobbiamo decidere. Utilizzando evento inviti endurance avremo un montepremi superiore, però prima stagione vorrei effettuare la gara a duello nel deserto, poi nel caso parteciperemo, cosa molto probabile, anche il prossimo anno alla Formula 3, useremo la scusa appunto per partecipare alla gara evento inviti endurance. Quindi duello nel deserto Bahrain, gara a eliminazione, quella di cui parlavo proprio precedentemente, ecco. Iniziamo le qualifiche, accediamo subito alla schermata. Elisa Vigelsdottir è la prima pilota di cui cercheremo il setup migliore. Abbiamo solo 9 chiavi inglesi, questo quindi dimostra che la qualità dei meccanici è molto bassa, quindi sarà molto difficile effettuare il setup dell'auto. Cercheremo di fare il nostro meglio, ci rimane solo uno
solo 22%, quindi un guadagno di solo un decimo. Gomme medie, parte la Vigos doppia. Ragnar Carlsson è il secondo pilota, 10 per lui di le chiavi inglesi, ma ne spendiamo già 6, non è per niente facile. Come dicevo, spendiamo 0 per questa seconda carta, ottimo, possiamo spendere, e 0 anche per questa terza, dai, siamo stati piuttosto fortunati. Vediamo come andrà questo primo giro, non sono sicuramente positivo, conoscendo, come dicevo appunto, già queste gare, penso che saremo molto molto lontani dalla vetta, saremo in 19esima e 20esima, soprattutto all'inizio. Ma vedremo. Finisce il giro la Vigos Dottir, ma già vedete Stevenson e Barrett ci battono, guardate quant'è il nostro distacco già da Gerard, che è l'ultimo ad aver fatto il miglior giro, siamo a 8 decimi, questo dimostra che è importantissimo effettuare il miglior setup possibile. La Vigos Dottir addirittura non migliora e non migliora neanche Carlsson, quindi non sarà per niente facile, perché comunque non riusciamo a fare un altro giro, non riusciamo a fare un altro giro. Possiamo solo pensare di migliorare il setup dell'auto, ma non abbiamo il tempo per un altro giro. Almeno miglioriamo appunto il setup per la gara. Potremmo pensare a un piazzamento se dovessimo riuscire a guadagnare subito delle posizioni, un piazzamento intorno alla decima piazza per il migliore dei due nostri piloti. Non di più, vedremo. Credo che piazzamento complessivo non possiamo puntare più dell'ottava. Ma vedremo. Non facciamoci la testa prima di aver corso la gara. Io direi di differenziare il più possibile. Abbiamo la Vigos Dottir che con il meccanico, grazie al suo meccanico, può guadagnare un bonus di gomme medie e si consumano il 12% più lentamente. Quindi farei partire la Vigos Dottir con le gomme più morbide. 3-5 giri. Non la facciamo forzare subito perlomeno sulle gomme, ma la facciamo forzare più sul carburante, impostando un quantitativo di carburante intorno ai 7 giri, poi vedremo quanti giri riuscirà a compiere su quelle gomme. Penso che sui 5-6 giri possa essere in grado di gestire le gomme, mentre Carlsson anche lui ha 18% di prestazioni gomme medie, però come detto vorrei differenziare. Preferisco impostare il 40% di rifornimento impostando le gomme su medie e pensare di poter fare una sola sosta anche con lui. Poi vedremo, magari da dure passare a due set di medie, oppure da dure passare a un set di super dure e andare appunto su un'unica sosta. Qui ci spiega le gare di eliminazione, scusate. Dopo il primo giro l'auto in ultima posizione sarà eliminata al termine di ogni giro, quindi dal secondo giro in poi. Quando resteranno solo 3 auto, quindi il podio, ci sarà un ultimo giro decisivo che appunto deciderà quale sarà il vincitore. Siamo pronti alla partenza? 3, 4, 5, parte il Gran Premio a eliminazione del Bahrain per questo evento inviti. Non guadagniamo nessuna posizione. Carlsson rimane in 19esima, Vigos Dottir in 20esima, ma i nostri due piloti sono comunque lì in lotta a cercare di guadagnare qualche posizione. Speriamo riescano a farlo presto, almeno nel secondo giro, perché non sarebbe ottimale perdere già uno dei piloti. 2,52, spendiamo 1,41 a giro. Direi di forzare questo giro sul carburante, lasciarle gestire la gomma per questo giro e poi forzare prima del pit. Siamo inizio giro 5, quindi stiamo cercando di portare la Vigos Dottir al giro 6. La situazione è un po' così per la Vigos Dottir, perché comunque si ritrova dietro solo piloti che non effettueranno a breve il loro pit. Sì, sappiamo Elisa che devi effettuare la sosta, ma la Vigos Dottir è seconda ora. Sta gestendo la gomma e la facciamo un'area di reazione neutra, e nell'ultima parte la faremo spingere sul carburante, non la possiamo far spingere per tutto il giro perché non ci basterebbe. Continuiamo con le medie, 5 giri, di modo che possa forzare almeno per un giro, poi gestire, e continuiamo così, mentre con Carlsson, che è quinto,
direi di farlo forzare sulle gomme. Poi vedremo. Speriamo che il pit sia il più possibile veloce con Elisa, mentre Carison gestiamo la gomma per cercare di fargli guadagnare il più possibile. Vediamo, sì, terzo Carison, ottimo, sta guadagnando delle posizioni. La Vigos Dottir almeno non è ultima, questo è molto importante. È riuscita a guadagnare su piloti che hanno le super dure, quindi questo è veramente ottimo. Ora abbiamo il vantaggio delle gomme con la Vigos Dottir, che può attaccare, però deve gestirle, perché davanti hanno comunque le super dure. Il problema sarà sicuramente più avanti, perché la Vigos Dottir dovrà fare stop sicuramente. Carison, lo facciamo forzare sulle gomme per poi montare le super dure e farlo, cercare di farlo arrivare alla fine. Però penso che Carison rischi fortemente. No, allora cambio di super dure sicuramente per arrivare fino in fondo, però gli facciamo mettere un po' meno carburante di modo che il pit stop sia più veloce, altrimenti finiamo in ultima posizione sicuramente e non avrebbe più la possibilità di recuperare, ecco. Preferisco sinceramente fargli rischiare e fargli risparmiare il carburante più avanti, guadagnando delle posizioni grazie al rifornimento più veloce. Facciamo gestire le gomme invece alla Vigos Dottir, che ecco un testa coda, questo ci aiuta tantissimo. Vargas, se non sbaglio, testa coda per lui. La Vigos Dottir le facciamo gestire anche il carburante in questo momento. Vediamo se riesce comunque, grazie al vantaggio delle gomme, a guadagnare la posizione. Le facciamo, eccola sulla Collovati, sta andando all'attacco. Cerchiamo di allungare il più possibile lo stint della Vigos Dottir. Mentre Carison è undicesimo, quindi cercherò di fargli forzare non sul carburante, sulle gomme, almeno all'inizio, per cercare di guadagnare qualche posizione su coloro che hanno gomma un po' più consumata. Però Carison viene passato da Bender al momento. La Vigos Dottir intanto è in P7, sta gestendo le gomme benissimo, devo dire, perché le ha allo stesso livello della Collovati là davanti, non riesce però a passarla. Carison è ultimo. Carison ha perso le posizioni e sta rischiando l'eliminazione. E mi sa proprio che Carison è eliminato. Ha perso la posizione, non pensavo, stava forzando sulle gomme, non pensavo che perdesse così tanto passo Carison. Ora puntiamo tutto sulla Vigos Dottir, che però è in una posizione veramente difficile, perché siamo a 20 secondi da coloro che stanno per effettuare il pit stop. Eccola, la Vigos Dottir riesce finalmente a portare l'attacco sulla Collovati, che però ripassa. Dobbiamo sperare in qualcosa di molto difficile. 4 giri sta gestendo la Vigos Dottir la posizione a 4 giri davanti a sé con questa gestione carburante e queste gomme. Vediamo cosa riuscirà a fare. Ora la situazione è molto complicata, anzi pensavo già che fossimo in una situazione di eliminazione per entrambi i piloti, invece la Vigos Dottir sta gestendo molto bene. Là davanti stanno naturalmente gestendo la gomma, tira una staccata paurosa la Vigos Dottir per prendersi anche la posizione numero 3 e sta guadagnando davanti a sé. Questo può essere d'aiuto per cercare di rimandare l'eliminazione il più possibile. Vigos Dottir, con la gestione che sta portando su queste gomme, potrebbe anche pensare di montare un altro set di medie per terminare la gara. Però ci serve che qualcuno dietro si fermi, per esempio Vargas. Che si fermi presto, ma Vargas giustamente viene eliminato in questo momento e dietro purtroppo abbiamo piloti tutti con una situazione gomme migliore, ecco, della nostra, perché hanno gomme più dure. Io penso che Silcock e Gerard cerchino di arrivare in fondo con queste gomme. Vediamo, stanno gestendo, però non so, non è facile pensare di portare la gomma, quella super dura, avanti fino alla fine con il 25%. Vigos Dottir che gestisce, ecco, ora sicuramente dovremmo effettuare il pit stop. Montiamo le medie, 4 giri di carburante, speriamo che qualcuno dietro di noi si fermi, per esempio la Collovati e Miroccia,
e si ferma qualcuno, se il nostro pit stop dovesse essere abbastanza veloce, forse riusciamo a guadagnare la posizione su qualcuno. E sì, è così, non siamo neanche ultimi, siamo quinti, però dobbiamo guadagnare su Gerard, che sicuramente è più veloce di noi. Non è il momento però di gestire questo, dobbiamo cercare di forzare purtroppo sulla nostra gomma in questo momento, cercare di guadagnare. Gli altri là davanti sono lontanissimi, penso che Gapfert sia nella situazione migliore perché a 3 secondi dalla vetta ha la gomma migliore. Tra Gapfert e Ojihara ci sarà la lotta per la posizione. Si ferma Sielcock, rallentiamo sulle gomme al momento, siamo ultimi. Ah, Sielcock è riuscito a effettuare il pit stop prima di noi. Più di questo quinto, a meno che non ci sia un errore, non credo che potremo fare. Ora forziamo perché tanto non abbiamo niente da perdere, siamo in ultima piazza e la Vigo's Daughter, se continua così, verrà eliminata. Abbiamo già fatto tanto per portare la Vigo's Daughter là davanti. Vigo's Daughter purtroppo eliminata in quinta posizione. Vediamo la fine della gara. Silco che è eliminato, seguiamo Gapfert che ha un buon vantaggio, però sta consumando comunque la gomma. Questo è l'ultimo giro di gara. Come previsto, no, Gapfert ha consumato troppo la gomma, ha rallentato proprio nell'ultimo rettilineo e alla fine Ojihara conquista la vittoria per il Giappone con Gapfert che arriva in seconda piazza, Gerard solo terzo, Elisa Vigo's Daughter quinta, conquista 10 punti, mentre Ragnar Carlsson dodicesimo, 0 punti. Vediamo com'è finita la nostra classifica. Quinta piazza, che vuol dire $1.500.000 che ci aiuteranno tantissimo. Sono comunque solo 200.000 in meno rispetto al vincitore, il Giappone. Secondo i Paesi Bassi, terzo il Regno Unito. Per i piloti appunto ha vinto oggi Hara Masashi, 25 punti. Rick Gapfert per i Paesi Bassi, 18 punti. John Gerard completa il podio per il Regno Unito, 15 punti. $1.500.000 ci aiutano tantissimo per toglierci dalla situazione di rischio bancarotta. Direi che non è il caso di spendere un milione per l'auto in questo momento, perché aspetteremo l'arrivo di un nuovo sponsor. Ricordiamo che scadono i nostri due sponsor principali, appunto Eve Technology e Shake Airways, nella prossima gara, dopo la prossima gara. Quindi ragazzi, qui è tutto per l'episodio 4. Ci vediamo per l'episodio 5, il GP di Milano, gara di casa. Non sarà per niente facile, ma cercheremo di continuare con questo ruolino di marcia che ci sta portando tanti punti, ci sta portando a inserirci nella lotta di metà classifica. Grazie soprattutto a Sofia Floersch sugli scudi. Per questa gara siamo usciti un po' fuori dalla nostra carriera, ma abbiamo acquisito dei soldi che ci aiutano tanto nella situazione finanziaria della nostra 1A1 Racing Team. Dalla prossima gara ritorniamo a fare sul serio nel campionato per vedere come riusciremo a finire e in che posizione riusciremo a portare la nostra nuova scuderia in questo campionato di F3. Se questo video vi è piaciuto, vi prego sempre di lasciare un like, di commentare qui sotto e, se possibile, iscrivetevi al canale e cliccate su quella campanella. Per ora è tutto, vi saluto, grazie. Ciao ragazzi, alla prossima!